E passerei la parola adesso a Donata Brand, responsabile grandi forniture Gemini Italia, che ci parlerà dell'integrazione dell'architettura di interni, appunto l'integrazione tra l'architettura e gli aspetti tecnologici. Prego. Buongiorno, io sono Donata Brand e rappresento la società Gemino. Gemino è una realtà giovane, in quanto l'azienda è stata costituita 7 anni fa, ed è il frutto dell'abbinamento di 2 esperienze imprenditoriali nell'ambito delle pareti che si protraevano oramai da circa una 30 anni. Gemino, grazie anche appunto a queste esperienze passate che hanno evidenziato carenze, problematiche, situazioni, esigenze che andavano cambiando, problematiche da risolvere, questioni forse sospese, ha creato nella figura di Ruggero Grandi, che è l'inventore, il progettista e l'ideatore di questo sistema, il sistema d'architettura integrata. Il sistema d'architettura integrata di Gemino ha come DNA e fulcro fondamentale la travetta. La travetta è alla fine un, definiamolo pure, un bandraster che va a creare all'interno del progetto un reticolo dedicato, ovviamente a seconda delle esigenze del disegno, della progettazione e delle volontà del progettista. Questo reticolo che si viene a creare a seguito di una tendinatura a soffitto, dove poi questo bandraster andrà appunto a creare la banda del progetto, è atto ad accettare la parete, il controsoffitto e l'integrazione, principalmente noi parliamo di parete e controsoffitto, però poi il sistema si è evoluto e la travetta può accettare il corpo illuminante, può accettare la tenda a rullo e in ultima analisi, dopo un'esperienza avvenuta 3 anni fa con lo studio Richard Meyer di New York, abbiamo concepito la travetta anche come accettazione di tutta la questione impiantistica, anemostati, mandata e ripresa dell'aria, rilevatori di fumo e tutto quello che può essere gestito all'interno di questo elemento. Questo ci ha consentito di conseguire 3 obiettivi fondamentali. Il primo, di togliere tutto quello che è il cosiddetto disaccordo fra parete e controsoffitto, che ci dava delle carenze sotto il profilo estetico, sotto il profilo acustico. Perché? Perché la parete incassata nella travetta, andando in controsoffitto in appoggio, evita il ponte acustico che spesso si veniva a creare. La travetta, alloggiando sopra lei stessa il setto acustico, evita un ulteriore conflitto fra quell'elemento lì. Tutti gli elementi del sistema sono atti appunto ci permettono di conseguire sotto il profilo estetico il cosiddetto filo zero, cioè non c'è nessuna ridondanza, nessun profilo. L'inserimento della lampada avviene anche quello a filo zero, stuccato, rasato, pertanto il nostro è un sistema, diciamo, che offre una visione architettonica assolutamente pulita. La parete la possiamo incassare, una delle ultime cose nate di Gemino è anche un pavimento dedicato a questa parete. Pertanto noi la parete la possiamo incassare anche a pavimento in 2 modi. O su un pavimento esistente, per cui a noi bastano i cosiddetti 2 centimetri per poter arrivare all'incasso, oppure abbiamo un pavimento dedicato che è un pavimento che è una mix tra un pavimento tradizionale sopraelevato, perché è un massetto a secco che lavora su 3 strati di Fermacell, a cui poi vengono configurate delle corsie, per cui io posso fare una spina centrale e delle corsie di costa ispezionabili dove passa l'impiantistica. Cosa ci consente di fare l'integrazione col pavimento di Gemino? Ancora una volta di salvaguardare l'aspetto acustico, perché non c'è bisogno più di creare ghigliottine o quant'altro,
di avere un comfort anche sotto il profilo del comfort acustico, delle emissioni dei suoni all'interno dell'ambiente, decisamente migliorativo, e di non avere, di svincolare completamente il progetto dal 60-60, perché io dopo con la finitura del pavimento posso andare a tappeto. Non è un vincolo del progetto Gemino incassare la parete, perché la parete noi possiamo tranquillamente usare il nostro scuretto, che è comunque sempre minimalista, andare in accezione tradizionale e usare lo scuretto di 2 cm solito e usare una situazione, diciamo, meno ricercata sotto questo aspetto. Il pavimento è quello che è stato selezionato dallo studio Foster per la nuova sede di Cupertino della Apple, che è un progetto decisamente importante perché saranno 180.000 metri quadri di uffici, e pur avendo una forte esigenza di flessibilità ha ritenuto che le nostre corsie fossero più che sufficienti. Gemino con questo progetto qua si è certamente portata su parecchi progetti in pochi anni, abbiamo avuto una crescita molto veloce, forse anche troppo, e sicuramente adesso abbiamo una dimensione internazionale, stiamo lavorando in Libano, stiamo lavorando in Africa, stiamo lavorando negli Stati Uniti, ed è sicuramente una soluzione che il progettista apprezza molto. Ci tengo ancora a dire, per ottenere questo filo zero, perché comunque dà una versatilità all'impianto molto forte, perché il sistema travetta consente sia di cambiare il pezzo contro pezzo, cioè laddove io ho una lampada inserire un anemostato piuttosto che viceversa, togliere la lampada e inserire la tenda, sia in quanto io sposto le pareti con molta facilità e con dei tempi molto ridotti, pertanto riducendo i costi di manutenzione. Soprattutto possiamo dire che, per esempio, con l'illuminazione noi otteniamo una forte ottimizzazione di costi, perché la travetta fa da corpo all'elemento illuminante, di conseguenza si riscontra nella contabilità di cantiere con controsoffitto e illuminazione una buona competitività. Il sistema, oltretutto, non è un sistema statico, per cui noi non è che ci fermiamo qua con la travetta, questi elementi o quant'altro, ma nell'ambito del progetto, della proposta che voi professionisti ci fate, di esigenze, desideri, noi entriamo nel caso di specie con anche delle proposte, diciamo, ancora più innovative, delle proposte di crescita. Nell'ultimo progetto, per esempio, che abbiamo fatto, che è stato quello che stiamo facendo di Euro Disney a Parigi, c'era l'esigenza di spostamenti di pareti estremamente veloci ed estremamente frequenti, per cui oltre alla travetta primaria è stata costruita un'orditura secondaria più leggera, atta solo a accettare la parete, ma che consentisse degli spostamenti veramente più che rapidi. Io direi che adesso possiamo fare vedere qualche nostra realizzazione in cui si può appunto vedere quello che è stato fatto. Qui abbiamo il controsoffitto con le nostre lame di luce continue. Per la nostra lampada dà sempre una luce in continuo, avanti pure forse. Qui abbiamo un'esemplificazione della parete vetrata. Questi sono gli uffici di Tecnogym Cesena, dov'è che abbiamo inserito la parete doppio vetro, il controsoffitto e la doppia lama di luce, perché ovviamente io posso accostare due travette e avere due elementi, posso avere la tenda, la luce, la parete anche in accostamento. Un'esemplificazione di un nostro controsoffitto, che anche lui si svincola dal discorso 60-60, ma può essere creato a misura e integrarsi, ovviamente, questo non l'ho detto, alla trave fredda, essere un controsoffitto radiante o quant'altro.
Questi sono ancora gli uffici di Tecnogym a Cesena, dove invece la luce è stata fatta con questo disegno effettuato dallo studio Citerio & Partner. Siamo ancora lì con le pareti. Siamo ancora lì con le pareti. Questo qui è un'esemplificazione invece di un doppio vetro con luce all'interno, luce all'esterno e lacidatura dei vetri. Anche questa qui invece è stata una realizzazione fatta all'interno di ITC Lab Ital Cementi con Richard Meyer. Qui c'erano tutta una serie di esigenze molto particolari. Qui siamo sul corridoio, lui ha voluto tutti i montanti della parete, cosa che noi tante volte, noi al solito non facciamo perché accostiamo il vetro senza nessuna ridondanza, ma qui c'era un'esigenza specifica che noi ovviamente abbiamo espletato. Questa qui è ancora una nostra realizzazione, uno studio professionale, stessa filosofia, luce, il nostro pavimento e la parete che è andata a incassarsi. Stessa cosa qua, più o meno, siamo sempre nelle stesse accezioni. Io direi che posso concludere proprio dicendo che il nostro comunque è un progetto che è stato coperto da un brevetto internazionale, ribadisco estremamente innovativo, con un carattere di unicità, non interpretiamolo come un progetto statico perché Gemino vive una costante e continua evoluzione per essere sempre più vicina alle esigenze del professionista. Grazie.